Nasce il governo talebano, il primo ministro Hassan è nella lista ONU dei terroristi agli interni, un ricercato dagli USA. Telefonata tra il premier Draghi e il presidente cinese Xi Jinping su crisi afghana, alle Camere l'informativa di Di Maio e Guerini. Green Pass, la maggioranza ritira gli emendamenti, Salvini pronti a votare quelli di Fratelli d'Italia, PD e 5 Stelle, Lega inaffidabili. Vaccini, Figliuolo, raggiunto l'80% di prime dosi, scuola, Bianchi, tutti i professori in classe. L'omicidio di Chiara, la 27enne ha lottato prima di morire, l'ipotesi dell'aggressione a sfondo sessuale. Addio a Nino Castelnuovo, indimenticabile Renzo dei Promessi Sposi, tanto cinema da Germi a Visconti, aveva 84 anni. La vigilia di Italia-Lituania per gli azzurri di Mancini conta solo la vittoria e domenica si corre a Monza. Al TG1 parlano i piloti Ferrari, Leclerc e Sainz che dicono: Jacobs, vieni a provare la rossa. Draghi e presidente cinese Xi Jinping a colloquio telefonico su crisi afghana, cooperazione internazionale e il G20 di Roma. Il premier va avanti sull'estensione del Green Pass. Il governo non pone la fiducia sul Green Pass, la maggioranza ritira gli emendamenti. Salvini, voteremo quelli di Fratelli d'Italia. Il centro-sinistra, la Lega, sia alla maggioranza o all'opposizione? Giorgetti al TG2, reddito di cittadinanza, se assistenza ai bisognosi è cosa lodevole, se assistenzialismo è non meritevole da riformare o abolire. Kabul, i talebani annunciano un nuovo governo, l'ONU, il neo premier Hassan Akhund, considerato uno dei più pericolosi terroristi, come il ministro degli interni che è ricercato dall'FBI. Vaccini, terza dose, entro settembre si parte con i più fragili, Figliuolo, raggiunto l'80% delle prime somministrazioni, buona la risposta dei giovani. È morto a Roma Nino Castelnuovo, aveva 84 anni, lunga carriera nel cinema e in TV, indimenticabile Renzo nello sceneggiato di Promessi Sposi e per la pubblicità di un famoso olio, anche pellicole internazionali come Il paziente inglese. Green Pass, non ci sarà il voto di fiducia, la Lega ritira gli emendamenti ma valuta quelli di Fratelli d'Italia. Il governo studia l'estensione dell'obbligo nei luoghi di lavoro sia per il pubblico sia per il privato. Il ministro Bianchi, primo giorno di scuola con tutti gli insegnanti in cattedra, estendere i test salivari, scontro nell'università per il manifesto di 600 docenti contro il certificato verde. Afghanistan, telefonata di Draghi con Xi Jinping, sostegno cinese al G20, Di Maio, si valuta presenza congiunta europea nel paese, Guerini, grazie alle forze armate, pronti a continuare le evacuazioni. Il governo dei talebani, ministro dell'interno, il capo del clan Haqqani, ricercato per terrorismo, torna alla protesta, donne in prima fila, cortei dispersi con la forza a Kabul, morti e feriti a Herat. Chiude l'ariello di Pescara, 19 trasferiti al nord, 71 licenziati e la produzione va in Polonia. Ancora morti sul lavoro a Livorno, un marittimo ucciso da un cavo spezzato. Festa del cinema di Venezia, il giorno di Mario Martone, con Qui rido io, il film sulla vita di Edoardo Scarpetta, maestro del teatro napoletano, protagonista Tony Servillo, il regista, l'ho scritto pensando a lui. Seguirli e non fermarli, questo l'unico ordine partito dal Viminale sul contestato rave party di Ferragosto sulle sponde del lago di Mezzano nel Viterbese. A fare luce sul perché il raduno non sia stato bloccato sono alcuni documenti pubblicati dal quotidiano La Verità. Nonostante l'allarme per i possibili disordini e i pericoli dovuti alla pandemia, l'indicazione era quella di scortare la carovana di 40 camper in transito da Orbetello. Niente linea dura. Motivo? Il mancato coordinamento tra prefetture, questure di Grosseto e Viterbo, a cui si sarebbe aggiunta l'assenza estiva di chi avrebbe dovuto e potuto assumersi le responsabilità di azioni diverse. La rabbia dei residenti della zona. Molti sapevano e nessuno ha fatto nulla. Ci hanno preso in giro.
Ricompare Arcuri e lo fa al Festival di Venezia come protagonista di un cortometraggio sul Covid. Solo 4 mesi dopo l'inizio dell'emergenza siamo riusciti a non acquistare più nulla dall'estero e a produrre quello che serviva, dice nella pellicola l'ex commissario per l'emergenza. Peccato che a settembre dello stesso anno siano stati ordinati dall'Olanda 100 milioni di mascherine a più di un euro a pezzo, quando prima erano costate 30 centesimi. Intanto si scopre che l'Italia fu l'unico paese a disertare una riunione sul virus organizzata dalla Commissione europea già nel gennaio 2020. La scuola deve rimanere aperta. Il 13 settembre tutti gli insegnanti saranno in cattedra. Alla Camera il ministro Bianchi delinea i punti cardine per il ritorno in sicurezza tra i banchi. Nessuna deroga per le protezioni nelle classi di vaccinati, carta verde per tutti ed estensione dei test salivari. L'obiettivo principale è evitare la didattica a distanza. Intanto scoppia la polemica nelle università. 300 professori firmano un appello contro l'imposizione del certificato per sostenere lezioni ed esami. È un provvedimento discriminatorio, anticostituzionale e ipocrita. Disgelo sul Green Pass, passa la linea Draghi. I partiti di maggioranza, Lega compresa, ritirano tutti gli emendamenti per evitare il voto di fiducia. Resta però alta la tensione. Il segretario del Carroccio, Salvini, disponibile ad appoggiare le richieste di modifica di Fratelli d'Italia. Il PD all'attacco, decida da che parte stare. Inaccettabili i giochini di convenienza. Estensione a 12 mesi della validità e obbligo del passaporto sanitario nei luoghi di lavoro, queste le misure. Il presidente di Confindustria, Bonomi, la priorità è la sicurezza, ma il costo dei tamponi non ricada sulle imprese. Intanto oggi i contagi sono 4.720, 71 le vittime. Fischi e urla parte tra contestazioni e ricorsi il tour elettorale di Giuseppe Conte in vista delle amministrative. A Napoli, dove è sceso in campo per sostenere il candidato sindaco del PD Manfredi, è stato duramente criticato dai disoccupati. Siamo stanchi di aspettare, vogliamo lavorare, grido di protesta. Ma le grane per l'ex premier non finiscono qui. Proprio dal capoluogo campano è scattata l'offensiva legale contro la sua leadership. Un gruppo di attivisti storici ha impugnato il nuovo statuto, ma anche la votazione con cui è stato incoronato numero uno del movimento. 7 i motivi di illegittimità sollevati. Addio Nino Castelnuovo, protagonista della TV in bianco e nero. Fu l'indimenticabile Renzo nello sceneggiato I Promessi Sposi e il volto di una famosa pubblicità, Mangiar bene per sentirsi in forma. Aveva 84 anni. Intanto la Francia rende onore a Bebel. Il 9 settembre l'omaggio nazionale a Jean-Paul Belmondo, Le Magnifique, scomparso a 88 anni. La cerimonia, voluta dal presidente Macron, si terrà giovedì a Parigi, alle Invalides, il complesso monumentale dove riposa Napoleone. Venerdì i funerali nella chiesa di Saint-Germain-des-Prés, un tributo ad un'icona amatissima anche in Italia. Tra i suoi successi, la Ciociara, Fino all'ultimo respiro di Godard e Borsalino. Buonasera, benvenuti alla nostra prima pagina, subito le notizie in primo piano di questa giornata. Vaccinazione completata per l'80% di over 12 entro fine mese, poi terze dosi ai fragili. Figliuolo, traguardo raggiunto da pochi paesi, 2 milioni di ultra cinquantenni ancora scoperti, contagi e ricoveri in calo, ma il 13 riparte la scuola, Bianchi, cattedre e incarichi già assegnati, ok a test salivari, niente mascherine nelle classi immunizzate, saremo con i presidi. Sul Green Pass scontro tra la Lega e il PD, i partiti ritirano gli emendamenti al decreto in discussione alla Camera e il governo rinuncia alla fiducia, ma Salvini lascia aperto uno spiraglio ai correttivi proposti da Fratelli d'Italia. Insorge il PD, la Lega deve smetterla col doppio gioco. Presentato il nuovo governo dei talebani, il capo è il mullah Hassan, nella lista dei terroristi dell'ONU, il figlio del mullah Omar alla difesa, agli interni il ricercato dell'FBI Haqqani. A Kabul manifestazione repressa a colpi d'arma da fuoco, telefonata tra Draghi e il presidente cinese Xi Jinping in vista del G20 straordinario sull'Afghanistan. Forse un tentativo di violenza sessuale dietro il delitto di Chiara, la 27enne uccisa in casa sul Garda. Il vicino 38enne ha confessato: ho perso la testa e l'ho spinta a terra, ma per gli inquirenti non ha ancora detto tutta la verità. L'uomo era stato da poco scarcerato dopo una condanna per rapina. Due gemelline siamesi di un anno, unite per la testa, sono state separate dopo un intervento durato 12 ore, il primo del genere in Israele. Le immagini delle bambine che si guardano per la prima volta hanno commosso il mondo. I medici si sono esercitati per mesi su modelli 3D.
Trattori lanciafiamme, mezzi agricoli a energia solare e intelligenza artificiale, l'alta tecnologia protagonista nel settore dell'ortofrutta che rappresenta il 20% dell'agroalimentare italiano. Alla fiera di Rimini tutte le novità e da sempre più aziende agricole anche prodotti lavorati pronti per la tavola. Giovedì il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare il decreto legge, un solo articolo che prevede l'estensione dell'obbligo di Green Pass ai dipendenti della pubblica amministrazione e del settore privato, cioè tutti i lavoratori. Resta alta la tensione della maggioranza perché alla Camera poco fa la Lega non si è opposta, si è astenuta o ha votato a favore, seconda dei casi, sugli emendamenti di Fratelli d'Italia contro lo stesso Green Pass. E il PD ha subito accusato Salvini di ambiguità. Si avvicina la data della riapertura della scuola in tutta Italia e il ministro dell'istruzione Bianchi assicura che la macchina organizzativa per ripartire il 13 con tutte le lezioni in presenza e tutte le cattedre coperte è pronta. Intanto nell'università sono diventate 600 le firme di docenti e ricercatori contro l'obbligo del Green Pass, comunque l'1% e dei docenti. Il mullah Hassan guida il nuovo governo afghano, ha come numero due il più noto Baradar, ma inoltre che cosa c'è? C'è al Ministero degli Interni Sirajuddin Haqqani, alla guida di una milizia vicina ad Al-Qaeda, ricercato dagli servizi americani per terrorismo. Su di lui una taglia da 5 milioni di dollari. Bisogna verificare lo stato di salute mentale del tabaccaio napoletano arrestato per aver rubato, come si sa, come tutta Italia ormai sa, quel gratta e vinci da 500.000 euro. Lo sostiene il difensore dell'uomo, spiegando che in passato era stato assolto in vicende giudiziarie perché ritenuto non in grado di intendere e volere, sarebbe interessante vedere quali. Non solo, ma l'uomo, protesta illegale, non è più titolare della riceviteria, anzi non lo possono sopportare, ma allora cosa ci faceva dietro il banco? È morto a 84 anni Nino Castelnuovo, al cinema recitò con Germi, Rizzani, Visconti, fu protagonista con Catherine Deneuve nel 64 di Le Parapluie de Cherbourg, vinse a Cannes e vinse anche l'Oscar. Poi fu un indimenticabile Renzo Tramaglino nella trasposizione televisiva dei Promessi Sposi e infine fu, come dire, relegato a una straordinaria notorietà per il famoso salto nella staccionata in una pubblicità, in uno spot, come si dice oggi, pubblicitario.